Blogosfera in compagnia di Adonà Mamo, cantante lirico leggero. Ciao Adonà e benvenuto su Blogosfere. Grazie per voi e l'invito, veramente. Adonà, ci racconti un po' la tua storia, che è abbastanza particolare? Sì, in effetti la mia storia è un po' buffa, perché io sono un ragazzo che poi a 22 anni si scopre di avere una vocalità sopranile e non da falsettista o da sopranista, cioè proprio scopro naturalmente che la laringe è una laringe sovrapponibile a quella del soprano, cioè la facoltà in cui viene identificata la donna. E con un meccanismo abbastanza naturale, come la scienza spiega. Me ne accorgo perché a 22 anni era il ventennale della morte di Maria Callas, io non avevo una grande conoscenza della lirica e di chi fosse questa divina Maria Callas, compro un CD, ascolto questa meravigliosa voce, e oltre come donna sicuramente interessante, e automaticamente in me parte una quarta dimensione e vado dietro al brano cantando. Cioè, andando automaticamente scopro questa mia vocalità, non in falsetto, bensì naturale. E perciò hai cominciato a studiare? Ho cominciato un percorso, perché io ho vinto una borsa di studio in accademia come ballerino classico. Andai via da Siracusa e decidendo appunto che la vita era per lo spettacolo. Tutti mi dicevano sempre, non cantare perché i miei ragazzi cantano in falsetto e ti fanno male alle corde vocali. E allora sai, la laringe ha subito anche delle pressioni. Mi sono molto dedicato alla danza, ho lavorato con la danza nei grandi musical, da Grisa, La febbre sabato sera, Fantasma dell'opera, tutti insieme appassionatamente. Però, scoprendo veramente la mia vocalità, ho detto, ma se io volevo cantare veramente e sono un soprano, perché non posso studiare? E nel mio studio ho trovato grandi difficoltà, perché studiando privatamente ho ottenuto qualcosa sicuramente da insegnanti privati. Studiando statalmente, cioè in una posizione pubblica universitaria, vengo rifiutato. Proprio per questa questione della sì, voce. Esatto, perché io comunque sono un ragazzo a tutti gli effetti e ho un dono, cioè la laringe chiude, no? E mette questo meccanismo. Automaticamente non posso fare altro, non c'è una voce maschile in tutto questo range. Quindi i conservatori non mi ammettono perché, siccome le classi non esistono anche per sopranisti particolari, e perché io andrei a ricoprire quei ruoli comunque non travestì che fanno le donne da uomini, sì. La legge non me lo consente. Che poi in realtà, scusa, storicamente, da non esperta, le famose voci bianche erano tutte maschili, no? Esattamente, non solo, perché prima del Settecento gli uomini dovevano travestirsi da donna sia nella prosa che nel canto per cantare e esibirsi in palcoscenico, perché la donna non poteva. Ok, poi Luigi XIII d'Inghilterra decidette dopo il Settecento che la donna poteva accedere, entrare in scena e fare quei ruoli. Ma in realtà poi io credo una cosa, questo il teatro è finzione, diciamo costruzione, e finché si recita uno può interpretare mille ruoli, però realmente qui c'è una situazione diciamo storica, perché scientificamente viene determinata una laringe che è sovrapponibile a quella del soprano. Il dottor Fussi lascia questa dichiarazione, tra l'altro fatta ultimamente su Rai 3. Mi manda Rai 3, quindi non sono io che dico questa cosa. Certo, io mi avvicino al canto, sicuramente, quello che è sempre per me stato la mia vita, come l'opera, la musica leggera, lo stile nuovo della musica leggera che vorrei fare. Questo è quello che capisco che è abbastanza difficile, ma io sono questo, un dono, che faccio? Ecco, io ci sono. Perciò la tua battaglia adesso è cercare di riuscire ad entrare comunque in un conservatorio e poter studiare comunque liberamente. Sicuramente, diciamo. Perché adesso io sono un dono naturale e sono un autodidatta, ho 2 anni di studio privato, ma siccome vivendo di questo mestiere non riesco sempre a compiere totalmente gli studi perché sono molto esosi, quindi statalmente pagando una tassa di 1.100 posso dare 3 materie l'anno, 4 materie l'anno. Certo, sicuramente io combatterò finché questo mi possa essere riconosciuto, ma perché io sono un cittadino italiano, pago le tasse come tutti quanti, ho diritto a studiare. Non posso andare all'estero perché all'estero non c'è nessun tipo di problema, è normale che anche un ragazzo possa avere una vocalità del genere, e invece in Italia no, nemo profeta in patria veramente, come dicevano gli antichi.
Adonà, senti, allora, noi cominciamo a farti i nostri migliori auguri per questa tua battaglia e contiamo di vederti presto, di nuovo. Io spero veramente, ci sarò e chi la dura la vince nella vita, no? Quindi io ci credo. Grazie, ciao. A voi, grazie.